Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess. Io sono Fiona e insieme alla mia eleganza incredibile oggi siamo qui a Spazio Lenovo, il primo concept store di Lenovo in Europa, e vi porterò a fare un tour davvero speciale, ma non sarò da sola, fortunatamente per me. Vi avevo promesso che non sarei stata da sola in questa avventura e infatti là in fondo vedo la buona Giulia che qui lavora e fa lo store manager. Esatto. Che figata, uno store manager donna, sono contentissima di questa cosa, oggi sarà praticamente tutto il femminile. Esatto. Ciao Fiona, ciao benvenuta. Giulia, grazie mille. Felicissima di averti qua. Io sono già rimasta stupita dal colore di questa parete. Bellissimo, perché sono rimasta, ho detto la voglio, la stacco, la porto a casa. È pellicola di vetro di Croico. Di Croico. Okay. Mi dispiace per te, ma abbiamo finito tutto lo stock in Italia, quindi fino alla prossima produzione. Non ce n'è. No, ce l'abbiamo solo noi. Senti, un concept store da 800 metri quadri, sì. Fighissimo perché ci sono, vedo delle piante, vedo colori, vedo, sì, materiali particolari, raccontami qualcosa. Noi adesso in questo momento ci troviamo al piano zero nel cuore di Milano, cioè sì, proprio centralissimo. Sì, 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 perché siamo praticamente sul corso Matteotti, via dell'Orto, due passi a San Babio e due passi al Duomo, più centrali di così. Non si può. Non si può, questo è il nostro spazio a piano zero. Ed è uno spazio che è dedicato in questo momento, vedi, allo showcase di prodotti, ma è uno spazio completamente modulare. Lo possiamo totalmente stravolgere. L'altra sera abbiamo fatto un evento, quindi non c'era più niente, c'era assolutamente sparito una platea così di persone, okay, uno speaker, grazie anche ai supporti digitali che abbiamo praticamente ovunque nello store, come vedi questo LED wall molto impattante, molto grande, che può esserci da supporto anche negli eventi. Dicevi, eravamo circondati da verde? Sì, saremo circondati da verde praticamente ovunque. Queste colonne sono vere, infatti verde me lo stavo chiedendo. Sono piante vere, sì, okay, sì, sono stabilizzate, un processo di stabilizzazione che permette la tenuta delle piante senza grandi manutenzioni, quindi non c'è l'acqua che scorre da dietro, non avremo, okay, problemi idraulici. Fighissimo, invece i prodotti che ci sono esposti qui mi sembrano quelli top di gamma, la line-up principale che avete, corretto? Principale, un mix, perché vedi abbiamo sia prodotti consumer che prodotti commercial, che i nostri telefoni Motorola, quindi diciamo che abbiamo voluto ricreare un po' un mix della One Lenovo al piano zero per dare il nostro, tra virgolette, biglietto da visita e benvenuto. Va bene, questi non sono 800 metri quadri, quindi sospetto che tutto il resto abbiamo sia di sopra. Su, quindi andiamo a fare un giro sopra. Andiamo. Ligio nella zona Ligio. Gaming, quindi abbiamo zona tutta la line-up di gaming, immagino. Immagino sia tutta la line-up di gaming. Quindi. Sì, abbiamo praticamente tutta la line-up di gaming, fai conto che qui avremo tutte le novità di prodotto, appena arriverà qualcosa saremo i primi di averla, abbiamo la priority su tutto, quindi questo ci permette di avere la migliore offerta in termini di line-up all'interno di Spazio Lenovo, però ovviamente non è solo prodotto da vendere, questo Spazio Lenovo va vissuto. Anche da giocare. Quindi. Anche da giocare. Questa è la nostra gaming room, libera al pubblico, aperta al pubblico, chiunque può venire e può giocare e passare del tempo. Bisogna prenotarsi per qua? No. Assolutamente. Chi arriva per primo si tuffa. Meglio alloggia, poi magari cercheremo di moderare la permanenza. Invece passando di qui cosa abbiamo? Ora, passando di qui abbiamo sempre la nostra area showcase, quindi entriamo proprio nel Lenovo Garden, l'abbiamo chiamato, pieno di alberi e pieno di nostri prodotti. Quindi abbiamo più un taglio consumer da questa parte, quindi abbiamo i nostri yoga, i nostri ideapad, anche prodotti commercial e la nostra VR, in senso che qua le persone possono venire qua in fondo, esatto, e provare la realtà aumentata. Gli accompagnatori possono anche godersi il gioco vedendolo dallo schermo. E stupirsi mentre gli altri si stupiscono. Esatto. E la realtà virtuale, chi non l'ha mai provata, è sempre un pazzesca. Primo impatto. È pazzesca. Assurdo. Ovviamente sempre assistiti, non lasceremo mai soli le persone nel gioco, perché come dici tu, l'impatto è forte. Il primo impatto sì, è molto forte. È molto forte. Mi stavo domandando, sì, voi avete tantissimi prodotti come Lenovo, qui ci, sì, sono esposti tutti? Allora sì, praticamente saranno esposti tutti, stiamo prediligendo comunque una fascia medio-alta nella nostra offerta, essendo ovviamente un flagship store, quindi prediligeremo quei tipi di modelli, modelli che non si trovano in altri negozi. Avremo delle limited edition, avremo delle colorazioni particolari che solitamente nel mondo del retail comune non si trovano, quindi e anche tutta la gamma degli accessori. Cercheremo quindi di dare questo tipo di offerte in modo tale da differenziarci. Non ho visto delle tasse, se io volessi comprare, dove si compra? Le?
non ho visto delle casse. Le casse, non abbiamo casse, abbiamo la delocalizzazione e la dematerializzazione della cassa. Ogni nostro addetto vendita, anzi il nostro brand ambassador, perché sono così i nostri addetti vendita, potranno concludere la vendita attraverso un dispositivo mobile. Ah, quindi ok, ho visto giusto, non è che io cercavo, ho detto non ho visto casse. No, un nostro telefono Motorola, semplicemente avremo un software installato che permetterà la vendita. Lo scontrino verrà mandato direttamente via mail e così andiamo un po' paperless. In Spazio Lenovo non devi per forza venire a comprare un prodotto, devi venire a vivere la nostra tecnologia, ma anche a passare del tempo, anche a lavorare. Queste sono phone booth, sono perfette, ci si può sedere, ci si può connettere, abbiamo il wifi, abbiamo la connessione per ricaricare il computer, uno viene qui e passa il tempo e fa dello smart working. E non, siete sicuri che non deve comprare per forza? No, no, te lo assicuro, ci metto la mia parola. Da questa parte abbiamo la Motorola Gallery. Quindi siamo immersi nel mondo Motorola, ovviamente con tutte le ultime novità, compreso il nostro ultimo Razor. Invece comunque, questa parte qua, che è quella che mi interessa sempre di più, è questa il bar. È la parte che interessa sempre di più, è il bar. Diciamo che non è un bar, è un bistrò, si chiama Dove Bistrò ed è aperto al pubblico. Anche qui non per forza devi comprare, ma puoi venire a passare del tempo, puoi venire a berti un caffè, puoi venire a pranzare, puoi venire a farti un aperitivo. E sarà aperto anche lui dalle 10 alle 20 di sera, insomma, aperti a tutto. Tra l'altro ho notato giù che non c'è una reception, qualcosa, una barriera all'ingresso, cioè proprio entri ed è subito libero. Sì, avremo le porte sempre aperte, ovviamente i nostri brand assistant, brand ambassador assisteranno tutte le persone dal primo momento fino all'ultimo, ma semplicemente tu puoi entrare, puoi viverti Spazio Lenovo come vuoi. Invece quest'area leggo Smart Technology for All. Che cosa succede qua in questo percorso luminoso? Continuiamo, entriamo nel portale. Entriamo nel portale, passiamo in un'altra area. Quindi dobbiamo giustificare questi 800 metri quadrati, insomma. E siamo in un'area che cambia anche di look, lo vedi, è molto più dark, molto più scuro, molto più business. Entriamo nel nostro business center, dove abbiamo ovviamente esposto la nostra linea business, quindi B2B, la nostra linea Think, i server. E entriamo anche nel luogo dove si svolgeranno i talk e i workshop. Come ti dicevo, lo Spazio Lenovo non è solo negozio, sarà un centro policulturale in cui cercheremo di animare sempre con eventi e attività aperte al pubblico. Cominceremo a brevissimo col nostro calendario di incontri che si svolgeranno nel nostro Event Lab. Io ve ne rubo uno perché sono troppo carini. Carini, vero? Colorati, sono bellissimi. Super carini, anche comodi, devo dire. E questa sarà l'area che ospiterà questi primi incontri. Inizialmente avremo incontri prettamente digitali, ovvero con gli speaker e i relatori dal vivo, mentre poi la messa in onda sarà ovviamente in digitale per il rispetto di tanto tutte. Tanto la connessione non vi manca, immagino. La connessione non ci manca, abbiamo 3 o 4 linee wifi che ci reggono su tutto e quindi sarà facile organizzare qualcosa di bello. Ultima cosa che volevo dirti, sì. Io non ho mai visto i prodotti business esposti nei vari store, ricordo male? Cioè sono dei prodotti un po' più meno conosciuti. Meno conosciuti, allora diciamo che i nostri prodotti business vengono venduti attraverso i nostri dealer certificati, quindi sono dei dealer che rispondono a delle esigenze di determinati clienti. Va bene, io direi che non disturbiamo più Giulia perché adesso abbiamo degli altri ospiti da accompagnare qui in Spazio Lenovo. Io ti saluto, ti ringrazio per la tua gentilezza. Grazie. E niente, il caffè me lo offri tra poco, andiamo bene. Vi avevo promesso che non sarei stata da sola e infatti oggi sono venute a trovarmi qui in Spazio Lenovo 3 donzelle che vedo là fuori che mi stanno aspettando. Prego, prego, venite a trovarci. Sono timidissime. Buongiorno Alessandra, buongiorno Laura, buongiorno Lidia. Conosco anche tutti i loro nomi, applausi. Ciao ragazze, come state? Bene. Siete pronte per questa esperienza? Assolutamente. Ok, partiamo subito con la realtà virtuale. L'hai mai provata? No. No? Te che te lo chiedo a fare, tu l'hai già provata, lo so perfettamente. Anche perché tu sei una Lenovo Champion, giusto? Esatto. Laura Fasano è una Lenovo Champion, quindi lei tutti i prodotti li ha già provati e vediamo come te la cavi. Andiamo. Oh, siamo arrivate nell'area VR. Sono in compagnia di Luca, che è il brand ambassador, giusto? Si chiamano così, brand ambassador? Assolutamente sì. Perfetto, Luca ci spiegherà velocissimamente come funziona questa VR e poi lo faremo provare alle ragazze. Il visore dovete porlo sugli occhi. Ovviamente la messa a fuoco avete voi a gestire, nel senso che alzando e abbassando finché non vedete bene l'immagine, e a quel punto lo stringete, lo fissate con la rotella dietro. Il telecomando che vi darò è questo qua, un telecomando che ha 3 tasti. Nell'esperienza di oggi utilizzeremo solo il tasto primario che è a sfioramento. Il gioco, l'esperienza che vi vogliamo far provare oggi è semplicemente un'esperienza
un piccolo gioco del basket. Come si gioca a basket ovviamente lo sapete, per, immagino perfettamente. Sì, una palla è dentro un cesto, giusto, lo sapevamo. Il movimento che dovete fare è appunto questo per lanciare la palla nel canestro. Mi concentro. Ho più canestri. No. Ho fatto un po' schifo. Andiamo. Io sono cattivissima. No! Ma dove? No! Direi che la nostra experience qui a Spazio Le Nuovo è terminata. Alla fine il caffè me lo sono offerta da sola. Bello qui, mi piace. Mi sa che pranzerò. Vabbè, voi intanto, se vi è piaciuto il video, commentate, lasciate tanti cuori e ovviamente iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!